Ci troviamo a Monte San Giovanni Campano, Frosinone, dove abbiamo realizzato questo appartamento che noi chiamiamo Dark Wood and Marble. Ci troviamo nella zona giorno, dove è stato creato un open space leggermente diviso dalla parete alle mie spalle, che è un divisorio un vedo non vedo, con la zona divaneria TV. Questo vedo non vedo all'interno nasconde un camino a biodanoro realizzato con una ghiallite che rappresenta il marmo statuario. Lateralmente invece abbiamo un laminato a effetto legno con due sportelli e delle mensole in vetro. Per quanto riguarda il pavimento, abbiamo usato un laminato in LVT affiancato ad una ghiallite in marmo un po' più scuro. Le pareti, come vedete, sono di color nero e abbiamo usato una tinta lavabile Alfa Resisto che può essere lavata in qualsiasi momento senza problemi. Il problema principale di questo appartamento è la stanza alle mie spalle che vi mostrerò, in quanto non presentava una finestra e, essendo sottotetto, era molto bassa. Abbiamo quindi pensato di realizzare una zona cinema con delle sedute basse e dei caminetti a biodanoro. Questa saletta è stata realizzata con gli stessi materiali della zona giorno, pittura interamente nera, compreso il soffitto. Le luci che vedete sono delle strip LED che possono essere regolate di intensità e di colore. Questa che invece vedete alle mie spalle è una porta a filo coperta da della carta da parati che noi abbiamo scelto con questo disegno per dare un po' di verde a questo appartamento. La cucina è un blocco centrale con gli effetti del marmo e del legno che appunto richiamano un po' il concetto di tutto l'appartamento. Abbiamo anche il tavolo che segue questo blocco centrale con quattro comodi posti e l'armadiatura cucina alle mie spalle, dove ci sono gli elettrodomestici e un piano da lavoro. Ci troviamo nella sala da pranzo che è adiacente alla cucina, dove abbiamo i paneti di ghiallite accostati a dei laminati in effetto legno. Proseguendo abbiamo una porta scorrevole in vetro fumé da 160 che è un fuorimisura e quindi è stata realizzata appositamente per questo appartamento. Vi presentiamo adesso le camere. È stato un progetto complicato in quanto le misure erano abbastanza ridotte delle altezze e abbiamo dovuto realizzare un impianto a pavimento per il riscaldamento. All'interno di questa stanza abbiamo il bagno che è aperto per quanto riguarda il lavandino e vasca da bagno e poi c'è una chiusura per quanto riguarda i sanitari. Chiusura a vetro, fumé, scorrevole. I pannelli che vedete alle mie spalle sono stati fatti interamente a mano da artigiani locali, trattati e poi applicati nel retrovasca e nel fronte letto. Alle mie spalle invece abbiamo la cabina armadio, ovviamente ridotta per quanto riguarda gli spazi, ma molto capiente. In questa realizzazione non esistono controsoffitti, appunto perché avevamo delle altezze ridotte e abbiamo applicato comunque delle strip LED usando solamente lo spessore dell'intonaco. Quindi le strisce LED sono affugate nell'intonaco, sia a soffitto che, come vedete alle mie spalle, anche al muro.